diciamo, un apparato di guide al territorio, e purtroppo poi negli anni non siamo riusciti a fare, anche perché la stessa regione Molise ha una dimensione tale che economicamente diventa difficile poi poter gestire tutte queste cose, o meglio tutto quello che ci eravamo posti. Però intanto adesso voi qui dobbiamo parlare di transumanza e di gratuito. E io spero che, voglio dire, qualcun altro, perché nelle altre tappe avete già avuto modo di parlare anche con studiosi e persone che si sono occupate di transumanza e di gratuito negli anni. Uno di questi è il professor Antonio Paone, che penso proprio ieri sera sia stato con voi, o l'altro ieri sera. Ora, lui è uno antesignano rispetto a quello che la letteratura, diciamo, ha proposto negli anni sul gratuito. E il suo primo libro risale ormai a 30 anni fa ed è questo, che si chiama La transumanza, che è una raccolta che, insomma, di scritti che sono legati alla civiltà della transumanza, e quindi voleva in un certo senso, ne ha riportato un po' in auge tutta la storia, edito da Cosmo e Annone Editore. Poi dobbiamo a Egidio Petrocelli, diciamo un'opera omnia, perché non è che lui è stato il coordinatore, ma ha scritto questo volume importantissimo che è La civiltà della transumanza, e ha avuto collaboratori importantissimi da tutta Italia, e ha parlato del fenomeno della transumanza in tutti i suoi aspetti, sia economici che culturali, che antropologici, ed è un volume che io consiglio a tutte le persone che vogliono, cioè voi lo state percorrendo adesso, anche come momento di ripensamento a quello che voi avete visto, però sarebbe stato opportuno leggere qualcosa addirittura prima che voi partiste per fare il viaggio. Poi, nel 2004, e queste sono opere che io ho portato dalla mia biblioteca, ma non le ho editate io, nel 2004 ho fatto questo volume che si chiama I giganti verdi, no, le autostrade verdi, I giganti verdi. La parola ci viene fuori da questa bellissima immagine. Peccato adesso il computer è un ebook, no, non è un ebook, altrimenti potevamo vedere le immagini che pure ci sono. Questo voleva essere nel 2004, quindi 10 anni fa, un primo tentativo di rendere visibile il tratturo. Questo è fatto da un Lama ed è quel tratto che purtroppo adesso noi qui da questa parte vedremo una serie di pali eolici in fila che purtroppo hanno deturpato. Vi faccio vedere qualche altro, ecco, questa è l'immagine che diceva, non so se la vedete, e ce ne sono altre, insomma, che danno il senso, questa è quella immagine lì. Qualcuno vi volevo far vedere, qualcuno dove è molto evidente anche quando il contadino si riesce a prendere un pezzo di tratturo, diciamo, è un po' difficile. Assieme a queste immagini, diciamo, nuove, ci sono queste piante che sono in massima parte, cioè, o meglio, tutte sono alla dogana della mena del Bello di Foggia, adesso è archivio di Stato di Foggia, che è un vero e proprio serbatoio di tutte queste cartine. Le cartine sono state realizzate proprio perché questi contadini dell'epoca usurpavano il tratturo, allora l'agrimensore veniva mandato una sorta di guardia del tratturo che partiva da Foggia, o meglio era sul territorio, e controllava che i signori contadini non usurpassero pezzi di tratturo. Quindi era una cosa che veniva fatta sistematicamente in determinati periodi, e loro poi dovevano redigere queste carte geografiche dove si vedeva chiaramente che il signore tale tale aveva occupato un pezzo di tratturo. E quindi noi abbiamo adesso questo patrimonio. Vado veloce perché sennò il tempo non c'è più. Quindi sulla scorta di questo libro, che è stato scritto da Nicola Mastronardi, che è un altro, insomma, un paladino del tratturo, perché lo avete conosciuto, sì, perché sì. Quel discorso del Vite Liu, La prima Italia, che ha scritto questo romanzo storico sui Sanniti. Nel 2008 poi abbiamo fatto finalmente quello che voi state facendo, noi l'abbiamo fatto ugualmente, così per 4 giorni appresso alla famiglia Colantuono con le mucche, e quello che vedremo adesso. Quindi siamo passati purtroppo a Campolieto, che è un istituto paleologico, vedete anche qui, quindi quello è il tratturo purtroppo adesso, anzi forse prima non c'era neanche il viadotto che è stato fatto negli ultimi 4-5 anni sulla statale 80, insomma, 87. Esatto. E quindi poi questo servizio è andato a finire poi questo reportage su questo libro del Turi, e quindi è stato distribuito in tutta Italia, quindi con discreto risultato. Ora io non vi posso dilungare perché capisco che siete abbastanza distrutti dal viaggio. Se vi fa piacere, tra 15 minuti, se vi fa piacere lo guardate, poi dopo ho lasciato, mi dispiace per i signori di Campo di Vedova, però sono talmente poche, ho portato un po' di copie arretrate, soprattutto di quel numero speciale sulla transumanza che noi poveri editori molisani chinesi ne abbiamo sempre tanti, perché non si vende molto. Allora, però in maniera gratuita mi fa piacere che voi possiate avere una copia di questo numero. Quindi io parlo adesso, qualcuno mi spegne la luce, cercherò di far partire il filmato e vi ringrazio.
L'appuntamento con i 41 e la loro madre di bovini è per il 24 maggio a San Paolo di Civitate, in Puglia, dove si trovano resti della città romana di Teanum Apulum e i ruderi di Civitate, importante centro normanno. La Mandria sosta a pochi metri dal fiume Fortore, sul tratturo Magno L'Aquila Foggia, a Ponte Civitate, nei pressi di una taverna diroccata e i resti di una cappellina con lapide, dedicata alla Madonna Santissima del Carmelo. Sulla facciata della taverna, un'altra lapide riporta le tariffe dovute per il transito di persone, bestie e merci, ad eccezione di sacerdoti e meretrici. Le bestie riposano in attesa della partenza. La famiglia Colantuono offre così il pranzo ai cavalieri che parteciperanno alla transumanza del terzo millennio. Si parte dunque raccogliendo i 300 capi di bestiame e percorrendo la statale che, passando per Serra Capriola, arriva a Santa Croce di Mariano, in Molise. Dell'antico tratturo sopravvivono pochi tratti, il resto è da percorrere sull'asfalto. Il giallo dei campi di grano e il verde degli ulivi riempiono l'enorme distesa del tavoliere. La carovana si lascia alle spalle Serra Capriola, porta del Parco del Gargano e un tempo sede distaccata della dogana di Foggia. In prossimità della cittadina, il lungo corteo vira a sinistra, entrando nel tratturello Ururi-Serra Capriola e quindi nel tratturo Sant'Andrea-Biferno, in terra molisana, dove costeggia campi di grano un tempo adibiti a tratturo. I cavalieri accompagnano la Mandria al guado del torrente Tona, punto strategico dove gli animali sostano, si abbeverano e godono degli ultimi raggi del sole. Dissetate le mucche nella poca acqua del torrente, ci si inerpica sulla salita che conduce a Santa Croce di Magliano, illuminati questa volta dalla sola luce della luna. All'alba, possenti mugiti si alzano dal recinto. Le mucche sono pronte per la partenza. La Mandria ora è sul corso principale di Santa Croce di Magliano, con i primi raggi di sole che proiettano una lunga ombra sull'asfalto, spettacolo di altri tempi e di indicibile emozione. Nel giro di pochi minuti si è fuori dal centro abitato, in direzione del tratturo Celano-Foggia, che si riprende in prossimità di Bonifro. La campagna molisana con i campi di grano ancora verde, le macchie gialle delle ginestre, il rosso dei papaveri e il viola dei cardi dipinge i dintorni di San Giuliano di Puglia, dove inizia la discesa verso il torrente Cigno. Il Celano Foggia, in questo punto, mostra tutti i suoi 111 metri di originaria larghezza. Il paesaggio è gradevole. Le mucche viaggiano spedite in direzione dell'antico fontanile di Villa Centocelle. Dalla strada statale dei Tre Titoli si scorge la chiesetta della villa a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Ripaduto.
si dissettano tutti, per poi ripartire sulla salita che porterà dai 700 metri di Villa Certocelle agli 850 del Passo di Femmina Morta, punto panoramico da cui si godono la fondovalle Biferno e la vicina città di Campobasso. Giunti sulla sommità del passo, sotto un'enorme torre eolica che di tanto in tanto è mossa dal vento, si sosta. Le mucche riprendono fiato dopo la ripida salita, mentre i cavalieri e i cavalli sostano per un riposo salutare. Ripartiti per Campobasso, è tempo di scendere. In questo punto il tratturo è costretto fra la strada statale dei Tre Titoli e la ferrovia Campobasso-Termoli, cui fanno da quinta moderna i numerosi pali eolici della zona di Campolieto. Si sale ora fino al passo di Campolieto per poi tornare a scendere, lasciando a sinistra il paese di Matrice per passare sul tratturo Lucera-Castel di Sandro, che si raggiunge a Tartassino. La discesa verso il fiume appare surreale per via della nebbia e delle prime luci del giorno che fanno a malapena intravedere la spettacolare rocca di Oratino. La mandria si tiene unita. I cavalieri si dispongono trasversalmente sul greto del fiume e le mucche guardano ordinatamente passando nelle acque gelide. Lo spettacolo continua ad avere un sapore di macchia. Cercavano pure il bandiere, il bandiere andava via.
cambio di risposta. Non avevano un personaggio tra loro, che si chiamava il Mascià. Spediti verso Torella del Sangue. Il tratturo è visibile in tutto il suo splendore. L'ampia strada e il panorama offuscano la pur nutrita mandria dei Corantoni. Il giallo delle ginestre è il colore che domina il paesaggio con larghe macchie, che a tratti fuoriescono dal verde intenso dei prati. Abbandoniamo il tratturo Lucera Castel di Sangro per deviare verso Frosolone e la Montagnola, che diverrà la colonia estiva delle mucche dei Colantuono. Del 26 di maggio, quando il bestiame comincia ad arrivare dal primo.